Venerdì 1 marzo, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa Fidas. Scopriamo cosa è successo negli ultimi giorni nel mondo del sistema sangue, dell'associazionismo del dono e del volontariato del terzo settore. Partiamo proprio da questo aspetto, con un bel editoriale pubblicato sul periodico Vita, quell'idea marginale di no profit, un editoriale a firma dell'economista Stefano Zamagni. Che riprende un pochino diciamo, la tortuosa strada che ha visto il raddoppio dell'IRES, dell'imposta agli enti del terzo settore, e Zamagni dice che la vicenda è la tipica buccia di banana sulla quale sono scivolate persone impreparate e incompetenti, prese dalla smania di chiudere la partita della legge di bilancio. Incompetenza, irragionevolezza e fretta sono tre componenti, appunto, che vengono riconosciute come cause prossime di questa situazione. Però Zavagni sottolinea, oltre a quelle prossime, ci sono anche le cause remote. Qui fa un'analisi dettagliata, assolutamente critica, che riguarda proprio il rapporto tra la società politica e la società civile. Se vogliamo fare un discorso realmente culturale, non di mera superficie, occorre davvero riconsiderare il modo di concepire il rapporto ancora dominante nel nostro paese tra società civile e società politica. C'è una visione del governo che fa coincidere la sfera del politico con quella del pubblico e la sfera del pubblico con lo Stato, una visione che si richiama un po' al Leviatano di Hobbes. Dentro questa visione, che concepisce il governo come impresa, gli enti del terzo settore sono a loro volta visti come il luogo degli interessi particolari. Gli enti del terzo settore, per volontà del Leviatano Stato, vengono lasciati liberi di agire, ma a condizione che non intralcino il lavoro degli apparati dello Stato. Sono bravi e il governo è tollerante, ma quando quest'ultimo ha bisogno di raggiungere determinati obiettivi, come nel caso dell'ultima manovra, questi enti devono mettersi da parte. E c'è poi un'altra visione del rapporto tra lo Stato e gli enti del terzo settore, per cui dopo il rapporto Stato-Leviatano, un'altra visione che si rifà alla politica di Locke, che non accetta che tutto lo spazio pubblico sia occupato dai partiti, che non sono gli unici attori protagonisti. Per questa concezione, sul palcoscenico della sfera pubblica recitano infatti anche altri attori. Gli enti del terzo settore non vanno tollerati per gentile concessione dello Stato, ma devono essere riconosciuti nella loro autonomia con tutto ciò che questa autonomia comporta. In Italia, nonostante il fatto che da tempo immemore soggetti del terzo settore fanno il bene che tutti sanno, è ancora dominante la prima concezione del rapporto tra società politica e società civile. Ne consegue che il sociale viene ricompreso da questa logica dentro uno schema da amministrazione di impresa. Il governo ha annunciato sul discorso dell'IRES una retromarcia, ma rimane un nodo. Sull'IRES abbiamo fatto un errore, rimedieremo. Questa affermazione, dice Zamagni, vi rassicura? A me no, avrebbe dovuto dire il nostro è stato un errore di visione, un errore che concepisce gli enti no profit come soggetti tappabuchi, utili in certi casi, ma di cui si può fare anche a meno. E occorre che da parte del terzo settore, dell'intellettualità più viva che lo anima, si affermi con forza la necessità di andare alle cause remote del problema. Bisogna prendere spunto da questa visione dell'IRES per sollevare la questione. Qual è la concezione che noi, proprio noi, qui, ora, abbiamo del rapporto tra società civile e società politica? È una concezione di tipo patrimoniale aziendalistico o è di tipo civile? Questo è il punto, è chiaro, conclude Zamagni, che il terzo settore potrà recuperare le proprie qualità e incrementare le proprie virtù e di conseguenza agire sulle policies solo se si afferma la concezione della politica come associazione civile e non come associazione di impresa. Cambiamo pagina, passiamo alle pagine Fidas, ci occupiamo dell'associazionismo. Il 23 febbraio il Gazzettino titola Il paradosso dell'FDS, aumentano gli iscritti ma calano le donazioni, prendendo in esame la situazione che si verifica a Maniago, siamo nell'area del Pordenonese, incoraggianti i risultati dell'ultimo anno, visto l'incremento dei nuovi iscritti, tuttavia questo incremento di nuovi donatori corrisponde a un calo di circa 13 donazioni, fa presente il presidente Modesti. Ovviamente si tratta di numeri
ovviamente piccoli, però che possono essere in qualche modo un campanello di allarme per testare un po' una situazione più ampia. A Maniago continua la collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Torricelli perché si ricorda l'importante avvicinare i giovani lì dove si trovano, anche attraverso le realtà dello sport, e per questo una collaborazione con il Maniago Rugby Club e con il Maniago Volley. In Veneto, FIDAS Day, rimaniamo più o meno in tema, la pallavolo come sport di sani valori, un FIDAS Day in occasione della partita alla GSM Forum, classi protagonista del progetto scuola, hanno sfilato colorando di rosso il palazzetto dello sport, ovviamente l'obiettivo è sensibilizzare i più giovani ad uno stile di vita corretto attraverso lo sport, uno stile di vita sano. Ci spostiamo in Abruzzo, scuola Cona. Gli alunni di quinta visitano il centro trasfusionale. Gli alunni della classe quinta della scuola Falcone e Borsellino di Teramo hanno visitato il centro trasfusionale, accompagnati dai loro docenti e accolti da Gabriella De Gidio, la presidente di FIDAS Teramo, e dal primario Gabriella Lucidi Pressanti, perché, come ha ricordato la De Gidio, la FIDAS punta sui piccoli donatori di domani, proprio per questo vanno formati in età scolare. Abbiamo cercato di dare loro un preciso messaggio sulla donazione e sull'altruismo, sperando peraltro che possano veicolare quello che hanno raccolto anche i loro familiari. Sempre in Abruzzo, in provincia di Teramo, rinnovato il direttivo della FIDAScuore, questa è l'associazione FIDAScuore di Giulianova, e a loro ovviamente gli auguri, in particolare al presidente confermato Emidio D'Antonio, anche perché l'anno trascorso è stato molto positivo per le attività svolte e ovviamente per le unità raccolte. Sassilive.it, questura di Potenza, conferma alla FIDAS l'impegno nel 2019 per donazione di sangue, quindi l'incontro da parte appunto di quanti operano all'interno della questura, 6 appuntamenti durante l'anno per donare il sangue. In Puglia, niente medici, donatori di sangue tornano indietro, ce lo racconta la Gazzetta di Mezzogiorno, Michele Cerulli. Siamo a Cerignola, i donatori di sangue sono stati costretti a ritornare indietro perché nessuno avrebbe potuto svolgere le pratiche per l'accettazione e la convalida delle sacche. Ricordiamo sempre che si tratta di unità. Inizio settimana complicato per il centro trasfusionale dell'ospedale Tatarella di Cerignola, che sconta la penuria di personale. E in Puglia si parla della palazzina Goccia di Latte. Siamo a Bari, ancora una volta questo edificio storico del centro di Bari, al centro di polemiche, attualmente è la sede della FPDS FIDAS di Bari, quindi la Federazione Pugliese Donatori Sangue. Tuttavia ci sono dei progetti, qualcuno la vuole trasformare in una ludoteca, e Vittorio Polito scrive alla Gazzetta del Mezzogiorno una serie di motivi per cui non bisogna sfrattare i donatori di sangue, perché fanno un'opera ovviamente senza alcun scopo di lucro, salvano vite umane, quindi l'idea di impiantare una ludoteca, un caffè letterario o anche generalmente una casa del volontariato va benissimo, però si toglierebbe appunto un luogo simbolo importante per i donatori del territorio. In Sicilia, donazione di sangue, medici e infermieri e confronto ad Agrigento, si fa il punto sul convegno che si è tenuto, il meeting organizzato dalla FIDAS Sicilia. Si è parlato di ciò che concerne la selezione e gestione del donatore di sangue di emocomponenti e successivamente anche del ricevente, degli aspetti gestionali e organizzativi delle associazioni e dell'adeguamento degli statuti delle associazioni di volontariato del dono a seguito della recente riforma del terzo settore. E infine, in Sicilia, sempre a Caltanissetta, la FIDAS trova altri donatori, ce lo racconta Gandolfo Maria Pepe, l'incontro tra i volontari della FIDAS Nissena e la scuola professionale di mestieria Euroform, tra l'altro con grazie all'intervento, lo stimolo di una docente, la professoressa Mauro, che in seguito al coinvolgimento in un incidente automobilistico, alla necessità di ricevere
trasfusioni, ha scoperto che si era salvata appunto grazie ad esse ed è diventata in qualche modo una ambasciatrice del dono. E concludiamo con una notizia dal Corriere della Sera del 24 febbraio scorso: più qualità di vita nella talassemia. L'articolo a firma di Vera Martinella ci racconta le storie di chi soffre di questa malattia con dei numeri molto importanti: 2 milioni e mezzo di portatori sani, 7-8 mila le persone malate nel nostro paese. Grazie però al trapianto di midollo e a nuovi farmaci è possibile appunto ridurre il numero. Io per ora mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana. L'appuntamento ovviamente è a venerdì prossimo.